Proseguono incessantemente l'attività dei NOE e del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, nell'ambito della strategia volta a prevenire il fenomeno degli incendi di rifiuti attraverso la ricerca e il sequestro di capannoni e di bite di scarica abusiva nel territorio. A seguito di una segnalazione della polizia locale di Cumiana, i carabinieri del NOAA di Torino hanno individuato, non lontano dall'abitato del centro, un'ampia area industriale in cui erano presenti diversi capannoni in stato di abbandono, i quali ben presto si prestavano ad essere adibiti di scarica abusiva. I servizi di osservazione svolti anche con l'ausilio di un drone hanno permesso di evidenziare l'anomala presenza di numerosi autotreni, che operavano in una zona dove, almeno sulla carta, doveva esserci attività ridotta. Infatti, nell'area vi era solo una piccola ditta autorizzata da poco tempo al trattamento dei rifiuti e il movimento non era assolutamente commisurato alle ridotte dimensioni dell'azienda. Ed in particolare, ad insospettire gli operanti, era il fatto che il traffico dei mezzi comportava solo l'ingresso di rifiuti e nessuna uscita. I militari del NOE hanno proceduto pertanto al controllo dei primi due capannoni, di fatto abbandonati, e subito hanno riscontrato la presenza di più di 3.000 tonnellate di ecoballe di rifiuti speciali plastici disposte in pile ben ordinate per più di metà della superficie coperta, allo scopo di riempire tutto lo spazio disponibile. Si è esteso poi il controllo alla ditta autorizzata e anche in questo caso sono state trovate diverse altre tonnellate di rifiuti omogenei precedenti, mentre non vi era alcuna traccia di macchinari per il trattamento meccanico degli stessi. Ritenuto verosimile che, data la notevole presenza di rifiuti, l'attività illecita potesse essere di dimensioni ancora maggiori, i carabinieri del NOE di Torino hanno proseguito nelle verifiche ai locali presenti della stessa area e hanno notato un quarto capannone contiguo a quello in uso alla ditta formalmente autorizzata, il quale, a differenza degli altri, era ben chiuso e addirittura sorvegliato da ad un cane. Una volta all'interno, i militari hanno individuato un'ingentissima quantità di rifiuti plastici, più di 3.000 tonnellate, anche in questo caso stipati fino al soffitto. I carabinieri, ravvisando le caratteristiche di una discarica abusiva in tutti e quattro i capannoni, hanno proceduto al sequestro dei rifiuti, 6.500 tonnellate, di tutti gli edifici, per una superficie coperta complessiva di circa 3.500 m2, dell'area retrostante di circa 10.000 m2, in quanto anche in questo caso sono stati individuati diversi cumuli di rifiuti ingombranti, macerie e guaine catramate. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili delle discariche abusive e per stabilire la provenienza dei rifiuti.